Bentrovati amiche e amici rossoneri nell'ultimo appuntamento quotidiano sul canale YouTube ACM Style. Tra poco ci sarà live, forse ci sarà il grande ritorno anche di Gabriele, quindi parleremo di tanto Milan, tanto calciomercato, tutti insieme appassionatamente. Tanto calciomercato, perché c'è tanto da parlare, ci sono tante novità e tante cose da dire, perché ormai, a parte il mondiale, gira tutto intorno a quello che sarà l'evoluzione di gennaio, e ce ne saranno di rivoluzioni, ma tante. E a proposito di rivoluzione, a proposito di calciomercato, una cosa certa che si sa è che Bakayoko non rimarrà a gennaio molto probabilmente. Pensate che è stato chiesto da una squadra di Serie A, quindi rimarrà molto presumibilmente gli ultimi sei mesi in Serie A prima di andarsene definitivamente. Farà sei mesi in prestito. Da chi? Thiago Motta l'ha chiesto, quindi nel Bologna. Il Bologna ha chiesto questo giocatore in prestito al Milan perché evidentemente crede nelle sue potenzialità, lo reputa un giocatore utile, ben venga. Se può andare a giocare è meglio per lui, diciamo, ecco, anche per il calciatore. È un peccato stare sempre fermo in panchina o anche in tribuna, una squadra che non ti vuole, te l'ha già fatto capire a più riprese, quindi va bene così. Quindi grande notizia, Bakayoko andrà molto presumibilmente al Bologna. Auguri al Bologna. Detto ciò, notizia che è arrivata, mi è arrivata recentemente, è che sul taccuino di Maldini, per quanto riguarda gli innesti di gennaio o presumibilmente anche estivi, ci è finito un altro giocatore dell'Eintracht Frankfurt. Parliamo di chi? Di Daiki Kamada, ok? Un giocatore che il più dirà chi cavolo è, non lo conosco, un giocatore giapponese che vi assicuro è molto molto forte, un giocatore giapponese di 26 anni se non sbaglio, che fino a quest'anno ha fatto 7 gol e 4 assist, comunque è un trequartista molto interessante, mi è venuto in mente per un attimo Honda, ve lo ricordate Honda? Non è che abbia fatto malissimo, anzi, non è stato malaccio, diciamo, Honda. E questo Kamada, questo ragazzo, praticamente si svincolerà a giugno 2023 in maniera gratuita. Pensate, appunto, se non ve l'ho già detto, che il prezzo del cartellino, il valore del cartellino, almeno quello che dà Transfer Market, è intorno ai 30 milioni. Perché dovrebbe essere un nome accostato al Milan? Perché finisce sul taccuino del Milan? Per il semplice uno dei fattori principali è proprio il fatto la scadenza 2023. Un giocatore che comunque ha un valore. Perché ha un valore, 30 milioni non sono bruscolotti, un giocatore di esperienza internazionale e che scade nel 2023, quindi praticamente è un parametro zero. Non mi risulta che lo stipendio sia così elevato, mi pare che siano 3 o 4 milioni di euro, 4 e mezzo forse, se non mi sbaglio. Sì, ovviamente usufruiremo anche del decreto crescita eventualmente, e a quanto pare, ripeto, Maldini proverà a inserirsi anche per questo giocatore. Non è che adesso Maldini porterà a casa 50 trequartisti, 50 esterni destri, 50 esterni e 50 difensori. Chiaro che poi la selezione finisce su 1/2, ovvio, e quello che poi va a diventare il papabile è quello più conveniente. E io fra i convenienti ci metto logicamente e chiaramente quelli che scadono a giugno 2023. Perché o lo prendi a giugno 2023 gratis o ci provi a gennaio, comunque è il prezzo è contenuto, perché un giocatore di 30 milioni che scade a giugno, lo vuoi già prendere a gennaio, se hai questa necessità, lo porti a casa meno della metà. Questo è ovvio. Quindi confido che sia un nome appuntato sul taccuino, ma fra i papabili di Maldini. Detto ciò, ragazzi, io vi rimando a più tardi, sempre comunque Forza Milan. Ci sentiamo più tardi e domani, e addio!